La festa del primo maggio è da sempre la festa dei lavoratori, di tutti i lavoratori voglio dire, magari anche dei pensionati, io sono uno di quelli. Ho dei dubbi che i giovani sentano l'importanza del primo maggio, sono distratti da troppe altre cose e quindi ho poche speranze, non sono ottimista in questo senso. Penso di sì perché comunque è una festa un po' della nostra Costituzione e anche un po' istituzionale comunque, però credo di sì, per me è ancora giusto. Forse no, forse lo sentono chi ha lottato per questa festa, ma non quelli che l'hanno già trovata. Per loro è festa, appunto. Ascolta, per me è il primo maggio, è una festa proprio che me la sento nel cuore. No, certi giovani, e certi sì. Secondo me sì, quel poco che c'è rimasto, d'altronde più di questo non possiamo fare. Ci stanno tagliando tutti i nostri diritti. Penso di no, perché loro pensano ad altro, non a tenere avanti una festa iniziata tanto tempo fa. Cercano di tirarla via. Ah sì, guarda, a me mi dispiace che sia così ridotta, mi piacerebbe più grande ancora, perché dai, il primo maggio, sempre. Ma io dico di no, perché sono sempre stati, come si dice, privilegiati dai genitori e non sanno la differenza. Ma direi proprio di sì, soprattutto per radunare i giovani e ascoltare buona musica. Beh, alcuni senz'altro sì, altri forse apprezzano solamente il fattore Pinzini e compagnia. Beh, io penso che il primo maggio sia un motivo di festa per tutti i lavoratori. Ah, il primo maggio per noi ha senso perché è 4 anni che suoniamo, per cui la festa dei lavoratori noi cerchiamo nel nostro piccolo di allietare un po' questa giornata per i lavoratori. È molto importante ed è giusto mantenerla nel tempo. Certo che ha ancora un senso, fa parte della storia dell'Italia. Penso proprio di sì, che magari anche sui libri di scuola riescono a studiarlo e a sapere i nostri genitori, i nostri nonni cosa hanno vissuto, cosa hanno lottato per avere dei diritti.